Ragazzi, buongiorno. Oggi facciamo un piccolo cambiamento, c'è un motivo. Allora, ero indeciso, ma molto indeciso. Poi mi è arrivato colui. Allora, sì, Made in China. Ho avuto modo di parlare con il venditore, giustamente mi ha mandato il prodotto. Però abbiamo avuto un attimo un po' di diatriba sul discorso video, non video, li faccio uguale. Comunque, non vi sto a specificare. Mi arriva il prodotto, lo apro. Allora, io di questi prodotti ne ho già, per esempio, no? Sono delle zero assoluto, no? Per esempio, questa zero assoluto, adesso se io la passo. Non lavorano perché, come sappiamo, le zero assoluto non è che non lavorano, lavorano, ma prima devi andare a utilizzare un trim, quindi accorciare di brutto il pelo. Poi, avendo un pelo di pochi millimetri, puoi andare a utilizzare le zero assoluto. Comunque, mi arriva questa macchinetta. Mentre mi arriva e la apro, quindi andiamo a aprirla un secondo. Allora, dov'è qua? Ok, apriamola. Troviamo un packaging normale, raga, cartaccia, come è giusto che sia, cartaccia, plasticaccia, però abbiamo questo filo qua per caricare il prodotto. Ho detto mi invii il prodotto. Se io reputo che il prodotto comunque è funzionale e per quello che serve funziona, io glielo porto, però comunque cerchiamo di venire incontro sia a lei che a me. Sicuramente non mi metto a promuovere questo prodotto ogni settimana. Faccio questo video, poi se vedete il video vuol dire che è andato in porto, se non lo vedrete è che non è andato in porto tutto quanto. E come sempre, mia, ma quando parlo fai un po' silenzio. E comunque spiegando che non posso promuovere ogni settimana questo prodotto. E via, e basta, e basta. Allora, abbiamo anche un pennellino, avrete poi un codice sconto se trovo un punto d'incontro, il pennellino per pulire la testina. Però perché mi trovo qua a fare nuovamente un video sulle zero assoluto? Perché quando ho aperto il prodotto, io cosa ho fatto? Ma sì, tanto non taglia, me lo sono piantato qua sulla testa e mi ha strappato tutti i capelli, perché voglio farvi vedere una cosa. Io non l'ho ancora provato in realtà, né per fare la barba né per fare i capelli, nulla. Però se io appoggiando questo qua mi sono strappato tutti i capelli, vuol dire che questo, non so per quale motivo, avendo questo tipo di testina qua che voi non vedete, non so come abbia fatto andare a recuperare il pelo lungo. Comunque adesso io, senza accorciare il pelo, vediamo cosa succede, giusto per metterlo alla prova. È piccolino, sentite il motorino gira da far paura, cerchiamo di capire se realmente funziona anche con barba lunga, perché se non funziona con barba lunga, assolutamente non ci si può dire nulla, perché questi tipi di prodotti vanno utilizzati con una barba molto corta, quindi rasature giornaliere, perché la barba è corta, ti va solo ed esclusivamente a togliere il pelo in eccesso. Quindi proviamo, vediamo cosa succede. Guardate. Raga, è un mostro. È un mostro, guardate che roba. Sì, sicuramente ci metteremo più tempo, però guardate, io ho una barba lunghissima, non so di quanti giorni è, però guardate che lavoro. Guardate qua, nonostante tutto, adesso vi faccio vedere come, guardate. Come si dovrebbero utilizzare questi prodotti? Prendi un trimmer, accorci, quindi cerchi di accorciare così. Guardate, io adesso accorcio sta parte qua e vi faccio vedere una cosa. Ok, è corta, guardate, perché comunque è una bestia, quindi è giusto che glielo porto. Guardate che lavoro. Vediamo, guardate qua. Raga, è micidiale, è il suo attrezzino qua, è veramente micidiale. Guardate che lavoro. È assolutamente micidiale. Devo essere onesto. Guardate qua. Cioè, è micidiale.
Ma voglio farvi vedere la differenza. Ok, adesso andiamo su Barbalunga, ci mette molto più tempo, molto più passaggi, ma guardate, guardate che lavoro. Se calcoliamo che è veramente piccolo, c'è stento a crederci la potenza di questo piccolo motorino. Perché guarda, adesso io ti prendo l'altra. Allora, Parliamo un attimo di costi, poi finiamo la rasatura. 30 euro costa, avete il mio codice sconto, poi adesso io ho finito questo video, contatterò il venditore, gli spiego comunque come mi sono trovato. Non pensavo avesse un taglio così efficace, assolutamente non lo pensavo, infatti ci stiamo tribulando con il venditore prima. Ho detto me lo invii perché prima lo voglio provare, perché guardando il suo profilo, comunque, vedi un prodottino piccolo così, io sono abituato comunque a vedere non tanto le grandi marche. Guardate, io ho acquistato questo qui in passato. Lo so che questo, ragazzi, lo so, non vanno utilizzati su barba lunga, ma su barba corta, però. Nonostante è gigantesco, lui non ce la fa. Perché non ce la fa? Semplicemente perché devi accorciare la parte. Adesso cosa facciamo? Finiamo la nostra rasatura così, come è giusto che sia. Andiamo ad accorciare tutta la barba, così, poco, così. Tolto il più grosso, bisogna utilizzare l'oro. Anche qua, giusto per farvi capire, adesso lui va a tagliare. Se io uso lui, però guardate. Nonostante tutto, fa comunque fatica, nonostante è un ottimo pezzo quello, raga. Devo dire che è un ottimo pezzo. Su questo però bisogna valutare la batteria, il lungo termine, bisogna valutare tutto comunque. Adesso noi lo stiamo utilizzando, è il primo utilizzo, è bello fresco, lui lo utilizza già da 2 anni, sui capelli ogni tanto, su qualche lavoro. Questo è fresco, primo utilizzo. Ok, adesso la finiamo tutta. Andiamo a vedere meglio il lavoro e vi faccio vedere come. Ho bisogno anche delle vostre valutazioni, cosa ne pensate così? Qua andiamo oltre la rasatura tradizionale, cerchiamo di capire se secondo voi è fattibile. Non nascondo nulla, tutto quello che ho da farvi vedere lo vediamo. Se non sbaglio sembra che con i movimenti circolari lavori meglio. Se io faccio questo tipo di lavoro sembra che comunque lui lavora meglio. Che poi a me questi tipi di strumenti in viso. Non vado pazzo, onestamente, non vado pazzo perché comunque mi irritano tutti per quanto riguarda zona viso. Raga, io non lo so, io sto passando giusto per, mi sento abbastanza liscio. Ok, raga, basta. Come si svuota, si svita. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno. Se riesco. Ok,
C'è un tappino, tutta la barba. Togliamo. Hopla. Ecco qua. Svuotiamo il tutto. Sono pieno di peli. Poi si prende il pennellino che ci hanno dato a disposizione, che dovrebbe essere da ste parti. Eccolo qua. Andiamo a recuperarlo. E semplicemente si pulisce, ragazzi. Quindi ci mettiamo qua, lo puliamo. Poi puliamo anche la testina. Perfetto. Mi sento un po' irritato, onestamente. L'abitudine. Non sono più abituato a questi attrezzi in viso. Cioè, in realtà non lo sono mai stato. Niente. Chiudiamo e lo metto a posto. Quindi ha la sua protezione, che adesso andiamo a cercare, che è questa qui, il tappino con la protezione, eccolo qua, e lo mettiamo via. Lo rimetto nella custodia, così vi faccio vedere nuovamente tutto. In caso vi metto il link di acquisto con il mio codice sconto, lo pagate 24,50 euro. Questo è il prodotto, questa è la scatolina. In caso, in descrizione troverete tutto, vi lascerò tutte le info. Vi devo dire che un po' vi brucia, adesso mi vado a controllare bene. Mi ha fatto un po' di irritazione, come potete vedere qua sotto. Adesso mi do una controllata e una sciacquata e gli vado a mettere un po' di crema. Buona giornata a tutti.